Buongiorno, sono Max De Martino, faccio il fotografo, sono uno degli ex photographer per Fujifilm e mi occupo di ritratti, fotografia commerciale, ma anche matrimoni, matrimoni un po' strani. Infatti il mio sito di matrimoni è fotoinposanograzie.com. E vorrei raccontarvi oggi che cosa c'è nella mia borsa. Intanto partiamo da un'idea. L'idea è quella che nel matrimonio serve attrezzatura affidabile, assolutamente affidabile, perché non c'è mai una seconda scelta. Quindi non posso tornare il giorno successivo a rifotografare gli sposi, il lancio del riso. Ho bisogno di attrezzatura che funzioni e funzioni sempre. Questo è uno dei motivi per cui ho scelto la X-T2, ma adesso tra poco ve ne parlerò. Partiamo da quello che c'è di contorno rispetto al matrimonio. Per esempio, io ho deciso di attaccare le mie attrezzature a una cintura come questa. È una spider holster, mi consente di tenere due macchine agganciate al corpo senza bisogno di tracolle che durante la giornata mi danno fastidio. Anche perché io normalmente ai matrimoni lavoro vestito come gli invitati, quindi giacca, abito, per nascondermi e per essere un pochino più invisibile. Aprendo la mia borsa, la mia storica Temba che funziona ancora molto bene, c'è appunto una X-T2 con il battery pack, questo è il gancio che mi consente appunto di attaccare la macchina alla cintura e c'è montato un 10-24. È un'ottica che mi consente di fare un po' tutto, dagli scatti ambientati in queste camere, che a volte sono anche molto piccole durante la preparazione dello sposo e della sposa, fino anche a dei ritratti ambientati, perché l'ottica appunto allungata, il 24 diventa un 36. Questa è una delle borse dei matrimoni, perché poi dipende dai matrimoni. Quindi quello che vi racconto oggi vale come media, ma potrebbero esserci anche delle sostituzioni. Passiamo al secondo corpo, perché facendo matrimoni vi dicevo non c'è la possibilità che magari una delle due macchine non funzioni. E il secondo corpo per me è diventato un corpo impegnativo nel senso che è una macchina piuttosto grande, la GFX, una macchina medio formato, la tengo normalmente smontata nella borsa e poi quando arrivo a casa dello sposo o della sposa la monto e poi la tengo agganciata alla cintura. In questa situazione la utilizzo col 110 mm, ottica meravigliosa, sfocati splendidi e davvero è una macchina che mi ha dato grandi soddisfazioni, soprattutto per i passaggi tonali, quindi i passaggi tra il bianco e il nero sono morbidissimi, si riesce a lavorarci benissimo, sul file si riesce a lavorare benissimo in post-produzione, quindi davvero una macchina che a me piace moltissimo. Passiamo alle altre lenti che mi porto normalmente, c'è un 56-1.2 da utilizzare con la X-T2, ottica anche questa con sfocato meraviglioso, ottica molto veloce e ottica che mi consente di lavorare anche in condizioni di luce veramente difficili, come qualche volta nelle chiese appunto capita di incontrare. Oltre a questa, ho nascosto molto bene l'altra ottica che mi porto, che è il 35 f/2. Compattissima, è un'ottica che uso molto anche quando mi capita di fare video perché ha un autofocus veramente molto rapido e è davvero un'ottica che non dà nell'occhio. Oltre a questo, che è tutto ciò che è attrezzatura fotografica in senso stretto, ci sono delle altre cose che per me sono importantissime. Per esempio, la possibilità di illuminare correttamente i miei soggetti. In questo caso, io ho deciso di utilizzare il Profoto A1, che è un flash molto compatto, è la più piccola luce da studio del mondo, nel senso che la luce di uscita è veramente morbidissima e non lo uso mai on camera, ma infatti ho un trigger che mi consente di utilizzarlo separatamente, perché la luce del flash on camera non la amo, quindi di solito lo utilizzo tenendolo staccato, anche con una mano allungandola, in modo da avere una luce che sia sempre laterale per dare profondità alle ombre ed evitare di avere quella luce brutta del flash on camera. Altro oggetto importantissimo, ho un hard disk col quale io faccio backup sul campo, quindi mentre sono in automobile, mi sto spostando dalla chiesa al ristorante o da casa degli sposi alla chiesa, questo hard disk ha una scheda SD, ha un lettore di scheda SD, lo metto qui dentro e lui scarica e fa il backup incrementale, quindi ogni tanto io faccio il backup di tutto quello che ho. Per
per sicurezza, per avere comunque sempre i dati, proprio per il discorso che non si può rifare un matrimonio. Fare fotografia di matrimonio significa raccontare momenti, ma significa anche essere risolutore a volte di problemi.